Oggi vediamo insieme come preparare 4 paste frolle senza glutine perfette per ogni occasione, al caffè, salata, all'olio e classica col burro. Pasta frolla all'olio senza glutine. In una ciotola rompiamo l'uovo e aggiungiamo lo zucchero. Versiamo il bicarbonato, la vanillina, il latte di riso, l'olio di riso e mescoliamo. Aggiungiamo la fecola di patate e la farina di riso. Lavoriamo l'impasto fino ad ottenere un panetto morbido. Ed ecco la nostra pasta frolla pronta per essere utilizzata. Pasta frolla al caffè senza glutine. In una ciotola rompiamo 2 uova e aggiungiamo lo zucchero. Aggiungiamo il bicarbonato e l'olio. Facciamo sciogliere il caffè solubile con dell'acqua tiepida, versiamolo nell'impasto e mescoliamo. Aggiungiamo la fecola di patate e la farina di riso. Lavoriamo il nostro impasto fino ad ottenere un panetto morbido. Facciamo riposare la pasta frolla al caffè in frigorifero per almeno 30 minuti prima di utilizzarla. Pasta frolla salata senza glutine. In una ciotola rompiamo le uova e aggiungiamo il sale. Aggiungiamo il bicarbonato e l'acqua. Versiamo adesso l'olio e mescoliamo con una forchetta. Aggiungiamo la fecola di patate e la farina di riso. Lavoriamo il nostro impasto fino ad ottenere un panetto bello morbido. Facciamo riposare il nostro panetto in frigorifero per almeno 30 minuti, dopodiché possiamo utilizzarlo. Pasta frolla al burro senza glutine. In una ciotola rompiamo l'uovo e aggiungiamo lo zucchero. Aggiungiamo un pizzico di sale, il bicarbonato e la scorza di un limone. Mescoliamo tutti gli ingredienti. Aggiungiamo la fecola di patate e la farina di riso. Aggiungiamo adesso il burro senza lattosio, per me che sono intollerante, freddo a pezzettini. Lavoriamo l'impasto fino ad ottenere un panetto. Facciamo riposare il panetto in frigorifero per almeno 30 minuti, dopodiché possiamo utilizzarlo per preparare biscotti e crostate. Ed ecco qui le 4 paste frolle pronte per essere utilizzate. Voi quale preferite? Quale utilizzerete? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, io le adoro tutte.